Diretta rivale della Gran Turismo di Monaco di Baviera è la Mercedes CLA, vettura che è stata appena presentata al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra. Forme da coupé, anche lei si rivolge alle famiglie giovani che hanno però una certa capacità di spesa, cosa non facile in questo periodo. Sentiamo Matteo Morichini che l'ha provata per noi. Se la 190 aveva reso la berlina democratica, la CLA la rende più giovane e contemporanea, per una macchina davvero sui generis. La nuova baby Mercedes è l'unione di linee, proporzioni e geometrie di tre modelli, ha quattro porte, forti richiami all'architettura coupé e si presenta con un importante record all'attivo. Questa è infatti l'auto di serie più aerodinamica del mondo. Un progetto in cui tutte le superfici concave e convesse e tutti gli elementi, visibili o no, sono studiati per fendere l'aria nel più efficace dei modi. E questo significa più silenzio, meno frusci, minori consumi. E per ragioni di silhouette, anche meno spazio in altezza per chi è dietro, dove comunque possono accomodarsi tre adulti. Tre versioni, Executive, Sport e Premium, e 5 motori, con prezzi a partire da 29.900 euro, per il 4 cilindri a benzina da 1.6 litri, collegato ad un cambio manuale a 6 marce. Le emissioni sono di 118 grammi di CO2 per chilometro, e di cerchi da 17, il sistema Start-Stop, il Collision Attention Assist e il navigatore già di serie. Nella nostra prova abbiamo guidato anche la CLA top di gamma, prezzo di 39.900 euro, propulsore 2 litri a benzina da 211 cavalli, cambio a doppia frizione a 7 rapporti, per un tempo da 0 a 100 in 6.7 secondi, una velocità massima di 240 orari a fronte di 6 litri per coprire circa 100 km. Se il design della CLA è assolutamente sportivo, le dinamiche di guida lo sono meno. Il telaio risponde bene a curve e percorsi misti, ma la trazione è anteriore, come per la classe A, con cui condivide il pianale, e lo sterzo non immediato. A settembre però arriveranno le quattro ruote motrici e la versione AMG con il 4 cilindri più potente mai costruito. Come per il look esterno, gli interni coniugano eleganza, sportività e sono anche funzionali e pratici. Belle grafiche, display moderno, ecopelle, sedili posteriori facilmente reclinabili per ampliare le capacità di carico. La CLA vuole conquistare i giovani e per farlo l'auto è connessa a tutto ciò che è condivisione social e perfettamente integrata allo smartphone di riferimento. La CLA ha una personalità forte e definita, sarà su strada ad aprile e di certo è un'auto che non passa inosservata.